la legalità qui a Caserta rappresenta l'opportunità per noi giovani non solo di parlare di legalità, ma anche e soprattutto di sporcarci le mani e di lavorare veramente, concretamente, per la nostra Italia. Stiamo dipingendo questo murales, un lavoro che va avanti da qualche giorno, in memoria di 4 giovani atleti che sono morti in un incidente. E appunto le 4 stelle si riferiscano a loro. Siamo i giovani del meeting di Caserta, siamo venuti qui per il cantiere di lavoro, abbiamo iniziato a pulire questa parte della scuola, del giardino. Siamo arrivati e abbiamo trovato veramente di tutto, dalle erbacce a pezzi di televisori, a coperte, vetri, siringhe, veramente di tutto. E speriamo che il nostro essere qui ha fatto prendere coscienza a tutte le persone che abitano qui che qualcosa si può fare e deve partire da noi. Vuole essere semplicemente l'inizio di un percorso di cambiamento. Sicuramente una bellissima esperienza, nonostante il caldo anche, qui non abbiamo mai perso l'entusiasmo, anche scherzando fra di noi, anche non lo so, ridendo, è stata veramente una bellissima esperienza. Ti consegniamo da parte di tutti i giovani il lavoro che abbiamo fatto presso la scuola. Grazie a tutti i ragazzi, il nostro impegno è che continueremo a tenerlo pulito questo giardino così come ce l'avete consegnato. Il meeting di questi giorni a me ha colpito molto, nel senso che vengo da una realtà anche molto diversa, dove, come dire, le cose che non vanno a volte sono un po' più velate. Mi ha colpito anche tanto tanto un'altra cosa che è stata detta, che la prima arma di fronte a questo è la conoscenza. Don Edoardo, spiegami un po' il significato di quest'albero che è qui dietro di noi. Come segno, diciamo, comunitario di speranza, insieme agli operatori della parrocchia e a tutti i giovani che sono venuti dall'esperienza del meeting di Caserta, abbiamo voluto piantare questo albero con questa piccola siepe intorno, proprio come segno di speranza per ricordare alle persone che se insieme ci rimbocchiamo le maniche possiamo fare molto. Non so, allora queste erano le condizioni di com'era prima questo spazio. So che tu ieri hai aiutato questi giovani. Sì. Ma dove hai imparato tu a fare il giardiniere? Io sono andato in carcere a 14 anni e sono uscito a 34 anni. E ho fatto giardiniere, cuoco, un po' di tutto. Questo che abbiamo realizzato non è solo per i miei figli, è anche per i bambini che abitano qua. È perché che si deve dare un cambiamento a questo posto, perché non si può vivere così, dove la gente passa, c'è dell'erba, si ringhe per terra, non si può. Io ho dei bambini, ho una nipotina e li voglio far star bene. Allora, Domenico di Fare Ambiente è originario di Casa Tesenna, siamo qui nel Parco della Legalità, ma raccontaci un po' la storia di questo parco. Questo parco prima era usato come deposito di vagoni ferroviari, il comune si è impegnato a sottrarlo dalle ferrovie per usarlo come parco da dare ai ragazzi di Casa Tesenna, visto che non abbiamo aree verdi in zona. Oggi con i ragazzi cosa è successo con i ragazzi del Meeting di Legalità? I ragazzi dei Focolarini ci hanno aiutato a pulire questo parco perché comunque non si puliva da molto tempo. Sono stati molto entusiasti, abbiamo spiegato la storia del nostro paese. Non è solo il paese, come si dice sempre in televisione, di Michele Zaccaria, ma è il paese delle persone che hanno voglia di fare, è il paese delle persone che vogliono cambiare la loro nomea, una nomea cattiva, perché è un paese di persone oneste. Troviamo nella casa appartenuta un tempo alla famiglia Zaccaria, una casa che è stata confiscata nel 1990. Visto che questo bene non veniva utilizzato da una ventina d'anni, abbiamo iniziato a pensare di utilizzarlo facendo un piccolo centro di aggregazione giovanile. La legalità noi la intendiamo anche così, con dei gesti concreti che possono trasmettere anche nei cittadini
l'amore alla propria città, l'attenzione al proprio territorio. Quindi la nostra sfida nei confronti della subcultura, che è la camorra, è proprio questa, l'impegno civile nel territorio. E l'utilizzo dei beni confiscati è un valore altamente simbolico, principalmente anche per le nuove generazioni. Il cantiere legalità, io personalmente lo vedo come una questione a tempo. L'utilità e la finalità del cantiere legalità oggi sia quello di fare in modo che in tutti i mondi, e quindi anche nelle comunità locali del movimento popolare, la legalità diventi normale stile di vita. Immagino che quando questo avverrà non ci sarà più bisogno del cantiere legalità, perché è rientrata nella vita normale, la legalità diventa una normalità della comunità. La mia impressione del meeting di Caserta è estremamente positiva. Ho sentito molto calore, molta voglia da parte dei ragazzi di essere protagonisti, di voler capire come impegnarsi concretamente per coniugare nella concretezza, nella vita quotidiana, la legalità e la giustizia. C'erano molte domande di senso, di direzione, di significato, di cosa posso fare io e aiutami a non essere solo. L'impressione che ho avuto è che ci sia la ricerca di uno stare insieme, un sapere che non si è da soli nell'affrontare una sfida che affascina ma che se incontrata da soli spaventa. Questi giorni sono stati molto emozionanti perché sono il risultato di un anno di lavoro dei ragazzi di tutta Italia, cioè dalla Lombardia alla Campania, alla Puglia, ma anche alla Toscana siamo stati tutti protagonisti. Uno dei forum che mi ha colpito di più è stato Legalità Accoglienza, dove è stato invitato Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Ci ha fatto capire che la legalità è ciò che porta alla giustizia. La città credo che abbia dimostrato di essere soprattutto matura per iniziative di questo tipo. Io ho chiesto ai ragazzi di rivenire anche l'anno prossimo. Per noi quest'anno era una sfida nella sfida. E già essere stati scelti è una cosa per noi molto molto positiva. Sono stati giorni nei quali i ragazzi hanno soprattutto discusso più che ascoltato. Questo per noi è estremamente importante. Noi siamo convinti che il nostro sia un territorio positivo con qualche negatività, sicuramente legata anche alla provincia, ma un territorio dal quale non è che si può ripartire, già si è ripartiti. La città sicuramente ha imparato qualcosa da loro, mi auguro che loro abbiano imparato qualcosa dalla città. Momenti del meeting, una serata. Abbiamo pensato di farci vedere anche dalla città, dare questa presenza proprio fisica. È un modo per conoscerci, per stare insieme, per scambiare idee, come lo sappiamo fare noi, così, semplicemente anche ballando. Io penso che questo meeting abbia dato in maniera tangibile una realtà di un noi che comincia ad esistere, che comincia ad operare. La stessa composizione dei ragazzi del meeting, nord, sud, centro, rappresenta proprio l'emblema di una umanità che si abbraccia, di una umanità che si riscopre famiglia proprio intorno alla Costituzione e che da questa consapevolezza, da questa comune riscoperta, attiva un processo di cambiamento. Un processo di cambiamento che al di là di questo meeting sarà sicuramente destinato ad incidere anche oltre, perché questi ragazzi che hanno costruito il noi in questi giorni, questo noi se lo portano nel cuore e questo noi lo andranno a costruire, io ne sono certo, dovunque essi si troveranno a vivere. E il senso è proprio quello della rete, essere in prima persona costruttori di un noi per ritrovarci tutti insieme all'interno di una dimensione del noi che è ancora più grande e che è quella che la nostra Costituzione disegna quando definisce il modello di legalità che dovrebbe legare la famiglia Stato Italia.